Roberto. Ciao, ciao, ciao. La donna della domenica. Riassumo la storia per chi non e chi non avesse visto quel meraviglioso film con Mastroianni, Trintignant e Jacqueline Bisset. Allora, in una Torino afosa, anche se è d'estate, non è a maggio, l'afa lì allora c'era ancora d'estate, non già in primavera, viene ucciso un laido personaggio, l'architetto Garrone, viene ucciso colpo di genio degli autori con un fallo di pietra. E subito la principale indiziata diventa Anna Carla, già il doppio nome Dosio, che è la classica snob torinese, e naturalmente come tutti i principali indiziati che si rispettino, alla fine si scoprirà che puntini puntini, perché non possiamo svelare per quelli che non l'hanno... No, al finale non lo diciamo, però bisogna dire assolutamente, a parte che Fruttero e Lucentini erano complementari uno all'altro, si univano perfettamente, sono inventori di questo tipo di giallo, perché non esisteva un giallo che parlasse di società, di psicologia, eccetera. Il giallo inglese, Agatha Christie, John Dixon Carr, era un giallo scientifico fatto di deduzioni, eccetera, eccetera, ma si curava poco della personalità dei protagonisti. Invece loro entrano perfettamente in una Torino. Il giallo è quasi una scusa, no? Per parlare di tantissime... Parlano di tutto, parlano di qualsiasi cosa, e parlano soprattutto della borghesia di Torino, la Torino bene. Nel romanzo dopo, A che punto è la notte, invece parleranno più della parte più bassa. Tenete conto che il tormentone iniziale del libro è i due personaggi che litigano sulla pronuncia della parola Boston o Baston, che è snob dirlo all'inglese. Non è l'unica cosa particolare e straordinaria. Loro poi partono da... la trama non è così all'inizio. All'inizio sono partiti da un fatto di cronaca. Un professore universitario che si era ucciso per aver avuto la cattedra, sì. Che sembra un assurdo. Poi però questa cosa nel libro non c'è, quindi vuol dire che da questa idea hanno preso Anna Carla e hanno ripreso... perché si era ucciso? Si era ucciso perché non voleva finire in università tutta la vita. Loro partivano da queste cose stravaganti fuori dal... C'è la loro ironia qui dentro. Infatti io ti volevo chiedere questo, cioè io lo definisco il romanzo italiano non italiano più bello della storia, perché in realtà c'è una presenza di ironia che lo rende poco poco italiano. Ci spieghi perché in Italia, intanto qual è la differenza fra ironia e sarcasmo, e perché in Italia l'ironia funziona? In due minuti? Allora, facciamo... in televisione sono tantissimi. Allora sì, lo so, è ironizzo. Naturalmente stiamo parlando sempre della stessa cosa, questa è lunga. Ironizzo significa che io dico una cosa ma ne intendo un'altra. Intendo proprio il contrario di quella cosa, questo è il verbo dire. Dico il contrario. E questo fa impazzire chi dice, ma stava dicendo sul serio? No, è sul serio, è proprio così. Questa è la situazione dell'ironia, che è una falsità. Tu, per esempio, quando ti dico che bei capelli che hai, faccio un'ironia. Sì, dico il contrario. Fai un po' comunque in modo ironico. Invece il sarcasmo. Il sarcasmo invece viene da sarcasmo. È cattivo. Sì, sarcasmo è un verbo greco. Che sai cosa significa sarcasmo? No, non voglio saperlo, ma no, nel senso... Significa addentare la carne. E quindi è la cattiveria. Essere cattivi, cattivissimi. L'ironia non è accettata in Italia, perché è troppo fine, troppo sottile. Soprattutto in un romanzo, uno si aspetta la vicenda, non vuole avere dei disturbi. Per esempio, a me dà un fastidio tremendo quando nei romanzi ci sono... i gialli. Vanno a letto, si fanno le loro cose, stanno lì ad amarsi e tutte queste menate qui. Io voglio sapere chi è l'assassino. Le altre cose... Ma tu vuoi solo sapere... Non me ne frega niente di chi... Come si dice? Chi scopa, chi no. Nella Donna della Domenica, diciamo, c'è una sola scena verso la fine, diciamo così. Però lì però tu di ironia ne sai tanto, perché hai scritto... un libro, un almanacco. Maestro è lui. Io ho avuto la fortuna di scrivere un libro di storia con Carlo Fruttero, e Lucentini già non c'era più, e mi ha raccontato tante retroscene anche della Donna della Domenica, ma l'aneddoto proprio di Fruttero che mi piace raccontarti e che penso possa servire a tutti: quando scrivevamo il libro avevo un dubbio fra due frasi, gli dicevo, Carlo, tra queste due quale scegli? E lui diceva, guarda Massimo, se hai un dubbio fra queste due frasi, tagliale tutte e due. Io da allora lo chiamo l'emendamento Fruttero, vale per scrivere ma vale anche nella vita. Hai ragione. Se hai un dubbio fra due cose, togliene tutte e due, alleggerisci. Il suo concetto. Poi erano diversissimi, loro due. Sì. Diversissimi. Diversissimi, tanto è vero che Fruttero è uno molto raffinato e ironico. Lucentini è quello che ebbe l'idea del fallo di pietra. Ecco, non credo che a Carlo Fruttero sarebbe venuta. Uno è un estroflesso, l'altro introverso. Una coppia straordinaria. Molto, molto coppia straordinaria, ma dalla Donna della Domenica. Altra coppia straordinaria.
straordinaria, passiamo a un'altra coppia straordinaria. Le donne del sabato. Le donne del sabato. Vuoi dire tu chi sono? Sono Veronica Pivetti e Daria Bignardi. Mamma che lancio, ragazzi. Prego, andiamo. Ragazzi, è così, non c'è il pubblico, quindi vi dovete accontentare. Il professore arriva con comodo. Ora, grazie intanto per aver... Veronica, sei la nostra inviata lì, ma grazie anche a Daria che ha accettato di essere con noi stasera. Daria, tu oggi hai la presentazione dei tuoi libri che mi hanno rovinato la vita, che hai presentato qua nel nostro fantastico libro. Volevo sapere se ti hanno rovinato anche il pomeriggio, nel senso che è stata una presentazione, immagino, molto... No, me l'hanno salvato. Calorosa, ma anche faticosa. I lettori ti salvano la vita. Com'è stato questo ritorno al bagno di folla? È stato bellissimo. Allora, vabbè, fa un caldo torrido. Sì. Lo vediamo anche qua. C'è un sacco di gente, come non mai. E poi c'è tanta gente che ha proprio voglia di stare insieme, di vivere insieme delle emozioni come quelle letterarie. Quindi c'è un'atmosfera bellissima e... No, figurati, la fatica chi la sente. È talmente un privilegio incontrare i lettori. Sai quel momento in cui ti guardi negli occhi, lo sapete bene voi due che scrivete, quel momento in cui ti guardi negli occhi col lettore, vale tutto. Vale tutta la solitudine di quegli anni in cui prima. Scrivi. Quindi, no, è bello, è bello. Mi hai fatto venire in mente una battuta cattiva che avrebbe detto Fruttero. Cioè, ma com'è possibile che ormai andiamo più volentieri a conoscere gli scrittori che non a leggere i loro libri? Cioè, passiamo più tempo nei saloni che poi col libro in mano, è così? Stiamo diventando più un popolo di ascoltatori che di lettori. Guarda, può anche darsi, però ad esempio io oggi ho presentato il libro con Antonio Moresco, grandissimo scrittore, dopo poi sono venuti i lettori, sai, il momento del firmacopio, quel momento in cui appunto ci si guarda negli occhi, senti, il libro ce l'avevano, mi dicevano delle cose che l'avevano letto, io gli interrogavo, gli facevo anche l'interrogazione un po' a trabocchetto. E... Ma toglimi una curiosità. Ascolta, ci sta. Daria, toglimi una curiosità. Ah, quella... Dimmi. Sì. Ma tu quando fai le dediche, scrivi sempre la stessa dedica con simpatia o fai delle dediche personalizzate in base alla persona che hai davanti? Dipende. allora, questa è bella, bellissima. La verità, tutte personalizzate. Vabbè, non riesco. Quello sarebbe disumano. A volte magari faccio un disegnino. Addirittura sì, un disegnino. Tipo il cuore trafitto. Qua sai, i libri che mi hanno rovinato la vita, faccio un cuore trafitto e me la cavo così. Mi sembra perfetto. Veronica, io sto per... intanto volevo sapere come ti trovavi lì. Eccoci. Tu. Quante volte sei già stata al salone? Benissimo, con lo stesso caldo torrido. E io tre. Ho fatto quattro libri, quindi insomma è andata abbastanza bene. L'anno che non sono venuta non c'era il salone perché c'era la pandemia, per cui insomma è andata bene. Sì, ho già fatto. Anche tu, emozioni, folla, insomma è bello. No, per lei non ricordo. Sai, è veramente, è bellissimo, c'è un odore di carta dappertutto che è meraviglioso, perché sembra quando apri i libri nuovi, guarda, è bellissimo, l'odore della carta è bellissimo. Le padre non ci sono finalmente. No, aspetta che ti mostro una cosa, Veronica, prego. No. Ti mostro una cosa che... Dimmi. Non potevo... Guarda qua, cioè, ci vuole un sollevatore di pesi. Lo vedi questo? Credevi di sfuggire. È il Gabrielli, a proposito dei libri, dizionario di italiano che un po' tutti conosciamo. Vorresti spiegare al nostro pubblico cosa c'entri tu con il Gabrielli? C'entra parecchio. E diciamo che posso andare dritta, era mio nonno. E quindi... Sei la nipote di un dizionario. Sì, la nipote di un dizionario. Chissà quante volte... Chi lo direbbe, no, bestia come sono? Ma volevamo sapere com'erano i rapporti fra te e il nonno dizionario. Cioè, come interloquivate? Allora, io e mio nonno avevamo un rapporto stupendo, perché era un signore, sai, uno pensa ponderoso, invece era un signore spiritosissimo, molto divertente, e si divertiva anche lui con me. Però siccome io ero la più ignorante della famiglia e temo di esserlo rimasta, lui anche quando ero molto piccola, lui mi indicava e mi diceva: tu ignori,
che io era la sintesi della mia vita. Stiamo parlando di quando avevo 8, 9, 10 anni. Poi lui è morto nel 78, però io l'ho vissuto molto questo nonno e lo amavo molto. Era un signore bellissimo, tra l'altro, era proprio bello, bello, simpatico. L'ho in mente molto presente ed era un signore... E dato che quasi tutti abbiamo in casa il Gabrielli, adesso sappiamo... È uno dei dizionari più belli e più completi che esistano. Roberto, più del De Mauro ancora. Una domanda che riguarda anche per voi, quindi parto da Roberto. Allora, presidente di Save the Children, questa settimana ha rilanciato un grave allarme, no Roberto? C'è una statistica secondo cui un adolescente su due non è in grado di capire quello che legge e l'altro non sa leggere, ma questa è ironia, ma non è vero, per fortuna, però sarebbe troppo. Non è in grado di leggere, ecco, pensavo uno io. Su due, esatto, uno su due non capisce quello che legge. Che vuol dire, Roberto? Che sta succedendo? È la confusione assoluta che da almeno un ventennio abbiamo addosso, è analfabetismo funzionale. Cioè non riesci più, è come in un certo senso, ti do un esempio del cavolo, se vuoi, i mammiferi vedono solo il grigio e il marrone, lo stesso per un ragazzo, legge e vede quattro cose che non sa mai. Ma dipende dalla incapacità di sintesi. Oppure dal fatto dall'uso del telefonino che ti porta proprio a cambiare. Anche dal fatto che tutto è facilitato, è semplificato, è sintetizzato, bisogna analizzare, cioè l'importanza dell'analisi è fondamentale, i ragazzi hanno disimparato l'analisi e hanno troppo imparato la sintesi. Daria, è così? Tu che sensazione hai? Quello che stavo pensando è che però non si è mai scritto tanto come adesso, perché comunque tutti i ragazzi scrivono su WhatsApp, su Instagram. Ma questo è un guaio. Però comunque le parole c'entrano. Quindi dai, vediamo il lato positivo della faccenda. Sì, vabbè, ma ci sono anche tanti giocatori di calcio. Non so, io pensavo, per esempio... sono tanti anche i giocatori di calcio. E non tutti sono campioni. No, direi pochissimi. No, diciamo che io pensavo che quando noi andavamo a scuola e facevamo per esempio le ricerche, io mi ricordo che leggevo e poi prendevo i pezzi che mi servivano e poi facevo la ricerca, scrivevo. Forse adesso siamo un po' nell'epoca del copia e incolla, per cui si taglia un pezzo, si appiccica, ma lo leggono nel frattempo. Cioè io spero di sì. Il problema è che è tutto molto veloce ed è tutto tecnico. Applicarsi è complicato, anche perché adesso la comunicazione è velocissima, è tutta sintetizzata e quindi la velocità è un po' nemica dello molto. Studio, la riflessione, ecco. Aiuta. Daria, troppa velocità non è sempre positiva. Leggendo il bellissimo libro di Daria Bignardi, che è veramente bello, che ha avuto anche... Sì, è molto bello, Daria, complimenti anche da me. Io pensavo, ma fra 50 anni ci sarà qualcuno che scriverà un libro così? Perché ci sarà ancora qualcuno che avrà un'intera vita segnata dai libri che ha letto? Questa è una domanda che sarà del libro. Un po' dura, vogliamo farcela. Ma intanto buttiamo via non un libro, ma una parola. Una parola. Che questa proprio mi sta lì. Proprio. So che ti sta molto simpatico. No, è una delle parole peggiori che... Dilla tu perché io non ho il coraggio. La parola è resilienza. 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 Tremate voi che... Che è una parola assurda. Sì. È una parola assurda nel senso che... entra anche nel nostro piano nazionale. Quel famoso PNR, una delle due R. La seconda R è la resilienza. Ma che poi già bastava la prima, perché praticamente la prima significa la seconda, ripresa e resilienza. Cosa vuol dire? Sto dicendo che resilienza non significa niente, è usata da tutte le parti e non significa niente. Ma ti arrabbi con me? Mi incavolo, sì, certamente, perché basterebbe dire resistenza, oppure risposta, oppure reazione. C'è un esempio solo nella storia, Cartesio nel 600 in latino. Di resilienza. Forse era lì che si riferivano, hanno pensato a... Il verbo resilire in latino, sì. Sai cosa significa? No. Significa fare un balzo indietro. Fare un balzo indietro. E così Cartesio l'aveva ripreso. Quindi in questo modo. Quindi la resilienza non è tenere la posizione. La resilienza si usa in fisica. Ah. Cioè quando un corpo arriva e ti picchia, tu fai un balzo indietro. È un po' improbabile che resti in un piano nazionale, perché rimbalzare indietro e prendere un sacco di botte non va bene per un piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi addirittura 250... Cos'è? 250... Ti stai vaccinando? No, che cosa sono quelli che fai sulla pelle?
Tatuaggi? Tatuaggi sulla resilienza ci sono. Addirittura? Tu figurati un po'. E tu dove la butti questa? No, questa qui non merita nemmeno il cestino. Addirittura? Questa schifezza di parola me la porto a casa e la brucio. E come la sostituisci? Ma va bene resistenza. Resistenza normale. Reazione, tutto va bene. Daria, Veronica, una parola anche voi veloce, senza sostituzioni, solo la parola che buttate. Io non ho una parola o un'espressione che butterei volentieri, che è H24. Ah, che bella questa. È verissimo, H24 è veramente è managerese come lingua. Maroni l'ha inventata questa. È fastidiosa. H24. E invece, Veronica? Bruttissima. Sì. No, io, guarda, io ne ho una che mi fa, scusate, tappatevi le orecchie, mi fa incazzare. Ecco. Living. Quelli che hanno il living in casa, cos'è? Il tinello. Portatemi non lo sappiamo cos'è il living. Cioè, una volta c'erano i salotti, le cucine. E allora chiamalo tinello, ma perché lo devi chiamare living? È il tinello, mi fa impazzire, living. Brava. Non ditelo mai. Mai. Brava mai. Veronica, questa frase poteva essere tranquillamente dentro la donna della domenica, sono sicuro che assolutamente l'avrebbero messa sicuramente. Grazie a tutte e due, ricordiamo Libri che mi hanno rovinato la vita di Daria Bignardi, e che è un titolo ovviamente, a proposito di ironia, è un titolo ironico perché i libri della vita ce la salvano. Grazie Daria, grazie anche a Veronica, ci vediamo sabato prossimo. Veronica, ciao. Grazie. Buon salone a tutti.